due premi a due grandi amici che non ci sono più, diciamo, qui con noi nel corpo, ma sono veramente con noi nell'anima. E cominciamo dal primo, e il primo premio che noi abbiamo realizzato è dedicato alla figura di Antonio Pugliese. Antonio Pugliese, che è stato un grande medico, una grande persona e che soprattutto era a servizio della comunità, una di quelle persone che toglieva per dare e metteva a disposizione della comunità. E proprio questo, in virtù del suo essere, è stato realizzato questo premio che abbiamo deciso negli anni di dare a tutte quelle persone proprio che si mettono a servizio della comunità. E quest'anno il premio è stato dato dai ragazzi, dai soci dell'associazione, hanno trovato insomma una sorta di candidature, e alla fine i ragazzi stessi, vedendo tanti progetti, perché poi le qualità di Antonio veramente si possono ritrovare nei progetti, e quello che a noi veramente ha colpito tanto è il progetto dell'associazione Ministero Fonte di Grazia. Sì. Innanzitutto volevamo ringraziarvi per l'onore che ci ha dato questa sera, quindi grazie veramente di cuore, è molto, molto apprezzato. Noi, come elencavi tu qualcosa, sì, facciamo da 9 anni questo, in realtà è iniziato anche qualche anno prima, andiamo lì in quei posti sperduti dove manca veramente tutto, e la cosa principale, diciamo, dove noi ci soffermiamo e li aiutiamo in quello è fare pozzi, perché qualcuno deve fare anche 7 chilometri a piedi per andare a prendere un po' di acqua, quindi immaginate queste persone che abitano in piccoli villaggi e per andare a prendere l'acqua si spostano a piedi facendo 7 chilometri andata e 7 chilometri di ritorno, semplicemente per portare un po' di acqua a casa, che poi sono letteralmente delle capanne. Noi quest'anno, l'anno scorso siamo andati in gruppo di 27 persone, quest'anno è riconfermato, siamo quasi 30 persone che vogliono rivenire, e la cosa che ci tengo a sottolineare, anche io ribadisco questo, che noi siamo un'associazione dove il 100% che raccogliamo viene devoluto in Africa, le spese extra le aggiungiamo noi, quindi se riceviamo 1 euro lì portiamo 1,10 euro, perché crediamo in questo, lo sentiamo dal fondo del nostro cuore, il nostro obiettivo è proprio il prossimo, lo facciamo qui nelle nostre terre, però ci siamo spinti anche un po' oltre, quindi grazie veramente di questo premio e siamo onorati. Solo un altro pensiero che va ai piccoli del Burkina Faso, loro non hanno un'identità, questi bambini nascono e non vengono dichiarati né al comune né allo Stato, quindi sono perseguibili, possono essere rapiti, possono essere venduti, e il nostro lavoro in questi ultimi 3 anni è proprio, abbiamo puntato a questo, dare loro un'identità, e il primo anno abbiamo dichiarato 40 bambini, per noi erano troppo pochi dichiarare 40 bambini, un atto di nascita costa 4,50 euro. Il secondo anno ci siamo impegnati con tutti gli aiuti che ci hanno dato, ne abbiamo dichiarati 1.800, il 2023 siamo riusciti a dichiararne 2.000, quest'anno, il 2024, il nostro obiettivo è superare i 2.000, 2.500, 3.000. Ci teniamo a fare questo perché possono essere inseriti nella scuola e possono studiare, possono ricevere l'istruzione che è alla base per poterli aiutare a diventare qualcuno per quello che si può in Burkina Faso. Però se non iniziamo dal basso non possiamo andare oltre. Allora noi già con questo premio veniamo incoraggiati ad andare avanti in quello che già stiamo facendo. Quindi vi ringraziamo, e come diceva prima il signore di questo dottore Antonio, che si dava per il prossimo e ha lasciato una traccia, anche noi vogliamo lasciare una traccia per il futuro. Io vi ringrazio innanzitutto per aver accettato il nostro premio. Che dire, Antonio è con noi ce lo sentiamo vicino, e spero insomma che in questo momento insomma
sicuramente è contento perché appunto la sua traccia continua in questi progetti. E anche in Burkina Faso arriverà il nome di Antonio, e questo veramente ci deve rendere orgogliosi tutti. Grazie. Questo l'ha realizzato il maestro orafo Michele Affidato, premio bellissimo che va all'associazione, va al pastore che oggi non c'è. Grazie a voi. E grazie. Grazie ancora.